Non è sufficiente la semplice decisione dell'amministrazione di procedere alla stipula di un contratto di appalto, di affidamento di servizi, forniture, eccetera, ma è necessario innanzitutto un atto di programmazione. Sappiamo che la pubblica amministrazione agisce sulla base di atti di programmazione che sono di carattere triennale se si tratta di lavori o biennale se si tratta di acquisizione di servizi e forniture con determinate soglie. Perché sappiamo che nel caso di lavori la programmazione riguarda quei lavori di importo inferiore, di importo superiore ai 100.000 euro, nel caso di acquisti e forniture di servizi e forniture importo di superiore ai 40.000 euro. Quindi una volta che la pubblica amministrazione ha inserito in programmazione la volontà appunto di procedere all'acquisizione di lavori e o servizi e forniture di importi superiori, si passa alla fase della progettazione. Sappiamo che esistono tre livelli di progettazione: studio di fattibilità economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, e poi si passa alla fase dell'affidamento vero e proprio. L'affidamento del contratto avviene attraverso diversi criteri, attraverso quindi una procedura ad evidenza pubblica, una procedura che appunto vede la partecipazione di diversi concorrenti e base del principio proprio della par condicio dei concorrenti, sulla base del principio della massima partecipazione dei concorrenti, oltre a tanti altri criteri che vedremo successivamente, per arrivare poi alla stipula del contratto. La stipula del contratto che segna, diciamo, come dicevamo prima, il discrimine tra quella fase pubblicistica e propria della pubblica amministrazione e invece una fase privatistica in cui le parti contrattuali sono messe in una condizione di parità. Il tutto segue determinati termini, determinate modalità, determinate procedure che appunto sono oggi stipulate, sono tutte cristallizzate nel codice dei contratti pubblici. Attualmente il nostro codice dei contratti pubblici è il decreto legislativo 50 del 2016, che è in fase di revisione, come vedremo successivamente, nel senso che anticipiamo, c'è una scadenza che è quella del giugno 2023, entro la quale dovrà essere riscritto il nuovo codice dei contratti pubblici, tant'è vero che ci sono già delle bozze in vigore che tendono a disciplinare in maniera leggermente differente quella che è tutta la disciplina degli appalti della contrattualistica pubblica con alcune modifiche. Che vedremo infatti nelle slide finali. Ecco, qui abbiamo, diciamo, detto un altro aspetto, cioè noi, normalmente l'esecuzione segue la stipula, quindi abbiamo la programmazione, la progettazione, l'affidamento, la stipula e l'esecuzione. Tuttavia può accadere la necessità di dover anticipare l'esecuzione, lo vedremo anche questo nel dettaglio. Appunto prima della stipula e in questo caso sorge un vero e proprio rapporto obbligatorio tra le parti che è necessario in alcuni casi proprio per far fronte a delle situazioni di necessità di urgenza e in questi casi poi si procede in un momento successivo alla stipula del contratto e poi alla regolare esecuzione del contratto. Due cenni per quanto riguarda la forma del contratto che poi analizzeremo comunque più nel dettaglio nel corso dell'analisi della norma e vediamo che il contratto viene stipulato prevalentemente con atto pubblico notarile informatico. Ormai abbiamo tutto mediante procedure telematiche informatizzate in forma pubblica amministrativa, mediante scrittura privata, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio. Tutte queste procedure sono comunque procedure telematizzate, informatizzate. Non esiste più la firma autografa dell'atto cartaceo senza che questa poi venga in qualche modo supportata appunto da un supporto informatico digitale che dà anche traccia anche dell'avvenuta stipulazione, serve anche a dare data certa alla stipulazione del contratto anche ai fini della conservazione negli archivi dell'ente locale, dell'ente appunto presso cui viene stipulato il contratto, come vedremo meglio Allora, successivamente. partiamo intanto dall'attuale vigente codice, ricordatevi chi sta studiando finché non subentra il nuovo va conosciuto, e anche perché è importante conoscere le differenze, l'evoluzione, quindi la disciplina
dell'attuale codice che cosa prevede? Partiamo dall'articolo 32, a te la parola. L'articolo 32 del decreto 50 che è in